Grazie, bene. Allora, buonasera. Come avete sentito dal Presidente del Consiglio, c'è una serie corposa di provvedimenti che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri. Io darei subito la parola al Ministro Lupi, che vi illustrerà un importantissimo provvedimento sulla casa, che è stato ulteriormente rielaborato e messo a punto e che adesso, di cui verranno illustrati i punti principali. Prego, Ministro Lupi. Sì, grazie a tutti, buonasera. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri, come ha detto il Presidente del Consiglio, ha approvato il decreto legge per l'emergenza abitativa e già questo dà il contesto e l'obiettivo che questo decreto legge si pone. Avevamo l'urgenza e la necessità di rispondere alle domande che ci arrivavano continuamente dai comuni, dalle regioni, dai comuni che hanno alta densità abitativa, per affrontare in maniera globale, complessiva e concreta la risposta all'esigenza di case in affitto a canone concordato, di possibilità che cittadini e famiglie che sono state colpite dalla crisi oggi non riescono più ad rispondere a questa domanda che noi riteniamo, quella della casa, la prima domanda per la qualità della propria vita, dove una famiglia svolge la propria vita. Quindi il decreto legge ha questo specifico compito. Avevamo già approvato delle misure col precedente governo che affrontava complessivamente il problema dello sviluppo dell'edilizia, della casa, ricordo il fondo di 2 miliardi di euro che è partito, il plafond casa messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti alle banche per famiglie che possono dalla prima settimana di marzo rivolgersi agli sportelli bancari, chiedere di avere un mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della loro casa come le leggi prevedono. Qui con questo decreto noi vogliamo per la prima volta affrontare in maniera complessiva il tema dell'emergenza abitativa e lo affrontiamo tenendo conto i due aspetti e non solo un aspetto. Il primo, quello che ovviamente subisce di più il tema della crisi economica che da 6 anni ci colpisce, che è quello delle famiglie, cioè di coloro che sono in affitto, che non riescono a pagare l'affitto o che cercano drammaticamente una casa da mettere per prendere in affitto. Il secondo è l'altra faccia della medaglia, i proprietari di casa, coloro che hanno case magari sfitte e che oggi possono rispondere a questa domanda, nel rapporto tra la domanda e l'offerta. Ovviamente parliamo sempre dell'affitto a canone concordato, cioè di quegli affitti che vanno incontro alle esigenze delle famiglie. Il provvedimento affronta quindi 3 grandi temi. Il primo, il sostegno dell'affitto a canone concordato. Da un punto di il primo provvedimento che viene preso in questo decreto è la riduzione dell'aliquota della cedolare secca dal 15% al 10% per il quadriennio 2014-2017. Già vi accorgete che il provvedimento non è più solo di un anno, non riguarda solo un arco temporale di un anno, ma inizia, come è giusto che sia, ad affrontarlo nel corso di un periodo complessivo, in questo caso 4 anni. Ricordo che già la precedente riduzione della cedolare secca dal 19 al 15% ha dato un risultato molto concreto. 200.000 alloggi, grazie al provvedimento della cedolare secca, sono state messe in affitto dai proprietari di casa a canone concordato. La copertura, il gettito, la copertura per questo provvedimento è di 146 milioni di euro. Il secondo provvedimento che prendiamo va dall'altra parte dell'altra faccia della medaglia, quella principale. Noi avevamo rifinanziato il fondo per l'affitto. Il fondo per l'affitto con questo decreto viene portato complessivamente a 200 milioni di euro. Chi si occupa di queste cose sa che erano anni che quel fondo di affitto che è a disposizione dei comuni per contribuire appunto ad aiutare le famiglie che nei comuni non ce la fanno, non aveva risorse. Viene portato a 200 milioni di euro per ovviamente complessivamente per gli anni 2014 e 2015. Infine, da questo punto, l'altro aspetto che era la grande novità, rendiamo strutturale, questo è un segnale molto importante,
il fondo per la morosità incolpevole, che avevamo introdotto solo a novembre dello scorso anno. Tra l'altro con il Ministero dell'Economia e Finanze il 4 marzo abbiamo firmato il decreto che permette di utilizzare già i primi fondi che erano stati stanziati. Questa strutturalità prevede un fondo di 266 milioni di euro per questo fondo per la morosità incolpevole. Anche questo ci sembra un segnale importante. Chi sono i morosi incolpevoli? Sono coloro che hanno sempre pagato l'affitto, ma che per emergenza, questo prevede il decreto attuativo, per un'emergenza sociale, per l'emergenza economica, la crisi del lavoro, non ce la fanno a pagare. Il Comune sussidiariamente, adottando il decreto, ovviamente seguendo le linee del decreto che col Ministero dell'Economia e delle Finanze abbiamo approvato, interverranno sussidiariamente a dare certezza al proprietario di casa che l'affitto gli venga pagato e ad aiutare chi momentaneamente non ce la fa a pagare. Abbiamo poi deciso, sempre sotto questo capitolo che è il sostegno all'affitto al canone concordato, di intervenire su un altro elemento che tra l'altro discutendo con i comuni ci è stato segnalato. Abbiamo bisogno di dare garanzie che terze a chi affitta la casa e a chi ovviamente è dentro questa casa. Nel senso garanzie che l'affitto venga pagato, che per esempio se ci sono dei danni alla casa possano essere coperti da una garanzia terza, cioè dobbiamo ridare fiducia ai proprietari di casa che hanno alloggi sfitti che possono aiutarci a risolvere questa emergenza. Quindi abbiamo nel decreto, con una modifica legislativa, permettiamo ai comuni di costituire delle agenzie per il reperimento di alloggi a canone concordato, attingendo dal fondo per l'affitto che abbiamo aumentato, per far sì che queste agenzie diano le garanzie necessarie, ci sono già esperienze in giro per l'Italia, ai proprietari di casa che accedono a questo strumento, appunto che l'affitto sarà pagato, che se ci sono dei danni ovviamente questi saranno rimborsati e infine la certezza che alla fine del contratto, del periodo di contratto, 4 più 4, l'alloggio sarà liberato. Andiamo poi invece al secondo capitolo, è un altro capitolo su cui da anni non si interveniva. Gli alloggi di edilizia popolare, voi sapete, lo sapete perché anche chi mi sta ascoltando, qual è la situazione di degrado di tanti quartieri popolari nelle grandi città, il tema di poter mettere a disposizione risorse vere per riqualificare, ristrutturare, rimettere anche secondo le nuove norme per l'ecocompatibilità, eccetera, questi alloggi. Abbiamo messo a disposizione 467 milioni di euro, tra l'altro recuperati, e questa è la grande novità, dal fondo revoche, che sapete è stato istituito, e quindi da risorse che erano state allocate ad opere, che mai si sono realizzate, che mai si realizzeranno, finalmente queste risorse vengono destinate, ritirate e destinate ad obiettivi prioritari che lo Stato ritiene essere prioritari. È evidente che su questo tema la collaborazione deve essere massima ed è prevista ovviamente nel decreto con le regioni che sono i titolari della competenza di questo settore. Noi vogliamo intervenire ad aiuto e a supporto delle regioni perché possano essere attuate queste politiche. In particolare prevediamo che il piano potrà finanziare il recupero di oltre 12.000 alloggi, così come ulteriori 2.300 alloggi da destinare alle categorie sociali disagiate. Altro provvedimento che mettiamo a disposizione sotto questo aspetto è quello che qualcuno ha già annunciato della possibilità di mettere in vendita a riscatto per coloro che ovviamente abitano gli alloggi ex IACP di poter comprare e acquistare l'appartamento, in modo da poter utilizzare, e lo vincoliamo, i fondi che derivano da questa vendita per o la riqualificazione, la ristrutturazione o la costruzione di alloggi ovviamente per rispondere all'emergenza abitativa. La novità che viene messa in questo decreto è una novità importante. Interveniamo con un fondo a disposizione appunto delle regioni e poi dei comuni per aiutare
quelli che vogliono comprarsi l'alloggio, aiutarli in termini di riduzione dell'interesse del mutuo che pagheranno. Abbiamo messo un fondo di 113 milioni che aiuterà a far sì che, una volta che il titolare dell'alloggio di Casa Popolare vuole acquistare il proprio appartamento, si rivolge all'istituto bancario attraverso anche il plafond casa, ci sarà un contributo ulteriore da parte dello Stato per abbassare gli interessi che deve pagare, anche perché stiamo riferendoci ovviamente a categorie di famiglie che certamente sono le famiglie che hanno più bisogno di essere aiutate. Il terzo capitolo è legato allo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale e anche qui ci sono delle iniziative che noi riteniamo molto importanti che possono affrontare anche questo capitolo. Innanzitutto noi diamo due tipi di agevolazione. Uno per l'edilizia residenziale sociale è quella, la nuova edilizia che viene definita housing sociale. Il primo elemento di agevolazione è un'agevolazione fiscale per chi proprietario, fondazione, proprietario ovviamente di alloggi, destina gli alloggi all'affitto di residenza sociale. Avrà i redditi derivati dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorrono e non concorreranno alla formazione del reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, nella misura del 40% per un periodo non superiore ai 10 anni. Dall'altra parte, aiutiamo, c'era già una legge che prevedeva questo, ma aveva una barriera, un tetto molto basso, che chi paga l'alloggio, chi paga l'affitto di un alloggio di edilizia residenziale sociale, possa detrarre per il triennio appunto dal proprio reddito fino a 900 euro all'anno, stiamo parlando praticamente quasi l'intero affitto che pagano, perché chi conosce questi prezzi sa che si paga circa 100-110 euro a seconda delle case, a seconda delle città dove si fa questo tipo di politica, lo possa detrarre dal proprio reddito, questo per i redditi non superiori a 15.000 euro e fino a un massimo di 450 euro per i redditi di 30.000 euro. Introduciamo la possibilità del riscatto. Usiamo il termine, ho letto rent to buy, nella tradizione del nostro paese gli alloggi a riscatto erano una tradizione anche sociale del nostro paese. Diamo la possibilità per i nuovi contratti per questi inquilini che dopo 7 anni dalla stipula del contratto di locazione l'inquilino ha la facoltà di riscattare la propria unità immobiliare. Ovviamente dovrà essere attuato, chi acquista avrà due vantaggi, l'IVA, c'è un'agevolazione anche qui di tipo fiscale, l'IVA dovuta dall'acquirente avverrà solo nel momento del riscatto e non all'inizio, e così come chi vende, la tassazione IRAS e IRAP avverrà alla cessione dell'alloggio. Sono questioni tecniche ma molto importanti perché permettono finalmente che questo si sblocchi. Infine, e vado verso la conclusione, chiedo ovviamente scusa, vorremmo che si incrementasse anche l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale. Ci sono fondi che non sono ancora utilizzati, Cassa Depositi e Prestiti ha messo a disposizione circa 2 miliardi di euro proprio per questo tipo di alloggi, ad oggi sono utilizzati circa 1 miliardo 700 milioni, ne mancano 1 miliardo e 3. Facciamo delle norme che in collaborazione con i comuni e con le regioni, che ovviamente sono competenti, accelerino la possibilità di, senza alcun consumo del suolo, senza alcun aumento volumetrico, accelerino la possibilità di trasformare edifici che sono da ristrutturare, piani urbanistici che sono in corso e che per la crisi ovviamente non possono essere più realizzati rispetto agli obiettivi, di trasformarli in edilizia residenziale sociale e quindi di permettere ovviamente di fruire dei fondi di Cassa Depositi e Prestiti e di un ulteriore fondo, a condizione che sia destinato per magari la realizzazione di alloggi per l'emergenza abitativa, per i servizi che devono essere realizzati in quel quartiere di edilizia residenziale sociale, destiniamo ulteriori 100 milioni.
Il totale complessivo delle risorse che viene messo a disposizione, l'ho già detto, è 1.741.000.000. Ci sono ultime due novità che devono essere, ne abbiamo concordato col sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e col Presidente del Consiglio, la nota comune per tutte le leggi che noi andremo ad approvare. La verifica dell'efficacia di una legge. E l'articolo 12 del decreto prevede il fatto che entro il 31 dicembre 2014 ci sia una verifica puntuale delle risorse che vengono attuate, dell'efficacia dell'articolo per articolo delle norme e la possibilità di revocare le risorse che sono state destinate qualora non utilizzate e qualora non siano efficaci, in modo da stanziarle ovviamente per l'emergenza abitativa. Ultima nota, proprio perché vedete che si conclude all'articolo 5, voi troverete un articolo che dice lotta all'occupazione abusiva di immobili. Proprio perché stiamo affrontando complessivamente il problema e sappiamo che la proroga degli sfratti non è la soluzione del problema, noi dobbiamo dare certezza di aiuto sociale a chi non ce la fa e certezza di chi è proprietario di una casa che possa ritornare ovviamente ad essere quando alla fine del contratto a ripossedere la casa. Per cui voi trovate un articolo 5 dove nella lotta all'occupazione abusiva di immobili diciamo che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere né la residenza né l'alleggiamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo. Ci sembra il segnale di garanzia e di certezza che diamo ovviamente ai due soggetti. Chiedo scusa al sottosegretario se sono stato lungo, ma il lavoro è stato molto in credo che abbiate colto l'importanza del provvedimento e la sua rilevanza anche economica per far ripartire questo settore che soffre da tempo di diversi problemi. Adesso darei la parola al Ministro dell'Economia Padoan che, come sapete, ha svolto un ruolo importante in questo che è stato illustrato dal Presidente del Consiglio, che è un programma pluriennale sostanzialmente di politica economica e sociale, dove alcune misure, come il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, hanno un'importanza cruciale. Prego, Ministro. Grazie, buonasera a tutti. Vorrei illustrarvi brevemente gli aspetti principali del disegno di legge relativo al pagamento dei debiti. Non è un argomento nuovo, come sapete bene, il precedente governo aveva già fatto passi avanti importanti. Lo scopo di avere un nuovo strumento, che come ho detto è un disegno di legge, è quello di duplice in qualche misura, di accelerare i pagamenti residui, di mettere a disposizione del sistema risorse che permettano lo sblocco di questi debiti, ma anche di mettere in campo misure che impediscano che nel futuro ci siano episodi del genere. Quindi fatemi cominciare rapidamente da questo ultimo punto. L'idea è estremamente semplice, si tratta di introdurre nel sistema dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione un fattore di estrema trasparenza, reso possibile dal fatto che si sta andando avanti verso la completa informatizzazione dei certificati e dei pagamenti, che permetta quindi di identificare qual è lo stato dei pagamenti dovuti alle imprese da parte della pubblica amministrazione, monitorarne il percorso e quindi fare in modo che anche da questo punto di vista siano rispettati i tempi di pagamento massimo che ovviamente ci sono richiesti dalla Commissione europea, ma soprattutto ci sono richiesti dal nostro interesse. A maggior ragione in una fase di macroeconomia che si sta riprendendo ma che è ancora debole. Quindi c'è un primo pezzo del disegno di legge che si occupa di questi aspetti. Un secondo aspetto invece riguarda misure atte a favorire la cessione dei crediti, vale a dire la possibilità che soggetti privati che godono di crediti ancora non inesigiti nei confronti della pubblica amministrazione possano cedere a banche o a istituzioni finanziarie questi crediti e quindi ricavarne la liquidità e i mezzi per proseguire nella loro attività. Credo che questo non si debba ulteriormente spiegare perché questo sia importante. Nell'evolversi della crisi, che adesso è un po' meno severa che in passato, ma non è completamente finita, purtroppo soprattutto in Italia abbiamo visto che molte imprese sane sono state costrette a uscire dal mercato non per colpa propria, ma per colpa della carenza di liquidità e quindi subire il danno
della recessione prolungata nel Paese e della conseguente interruzione di flussi di finanziamento. Questa parte del disegno di legge prevede l'introduzione di una garanzia dello Stato affinché il sistema bancario possa reagire positivamente a questo stimolo e anche a un ruolo della Cassa Depositi e Prestiti che possa fungere da ulteriore elemento di garanzia entro limiti stabiliti dalla Cassa medesima in modo da accelerare questa cessione di crediti e mettere il sistema bancario in condizioni di lavorare, diciamo, più tranquillamente e riprodurre quell'elemento fondamentale per curare le crisi che è la fiducia, che invece spesso nei sistemi bancari negli ultimi anni è venuta meno. Terzo aspetto è invece relativo a misure dirette, con il coinvolgimento di risorse dirette da parte dello Stato, per il pagamento dello stock di debiti. Qui ci sono vari aspetti, non li cito tutti, ma tanto per dirne uno che è particolarmente rilevante sia come meccanismo che come quantità di fondi coinvolti, è un meccanismo atto ad allentare i vincoli del patto di stabilità interno, in base al quale ci sono situazioni paradossali, allo stesso tempo ci sono enti locali che hanno le risorse per poter spendere ma non lo possono fare perché hanno raggiunto i limiti specifici a loro relativi e invece ci sono enti locali nella situazione opposta che non hanno raggiunto i limiti ma non hanno le risorse. Quindi anche per fornire un elemento di coordinamento tra questa cristallizzazione di posizioni opposte che quindi producono il risultato di non permettere il pagamento dei debiti, è stato disposto il rifinanziamento di strumenti come il fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti entro limiti che peraltro andranno verificati. Concludo con questo punto perché è un punto generale, non riguarda solo questo disegno di legge, ma riguarda il processo che nelle prossime settimane, come ha detto ampiamente il Presidente del Consiglio, metteremo in campo per permettere di mobilitare risorse nei limiti dei vincoli di bilancio, ma allo stesso tempo innescare meccanismi che permettano di accrescere le risorse, e mi riferisco ovviamente soprattutto alla spending review. Questo è richiesto non solo per il rispetto dei vincoli, che è buona amministrazione e buona politica finanziaria, ma anche perché ci è richiesto non tanto dall'Europa, come si dice, che peraltro dovrà dare un parere favorevole, ma soprattutto dalla legge italiana, che come sapete ha introdotto vincolo di pareggio di bilancio, che quindi richiede che ogni misura che abbia a che fare con scostamenti del sentiero del debito dai sentieri predeterminati sia approvata. Io ritengo che questa necessità sia non un vincolo ma un'opportunità, perché permette di dare una accelerazione a un nuovo modo di finanziare finanza pubblica, sia dal punto di vista dell'allocazione delle risorse sia dal punto di vista del cambiamento dei meccanismi di spesa. Permettetemi la retorica, è la riforma strutturale fondamentale perché permette di usare lo Stato in modo molto più efficiente. Questo no, il 2,6 andare verso 3 è diciamo il margine massimo che in questo momento, in base alle nostre stime, è disponibile per evitare di rientrare nella procedura di deficit eccessivo. Appunto, vedo che lei conosce bene la materia, l'obiettivo di medio termine è un elemento aggiuntivo che va appunto verificato nel medio termine, come dice il punto, ed è un sentiero di aggiustamento della finanza pubblica che ha una dimensione quantitativa, cioè di quanto si riduce, ma soprattutto, e essendo stato per 2 giorni a Bruxelles, lo confermo, dalle conversazioni con i miei colleghi, ha un aspetto qualitativo, cioè deve essere comprovata la capacità e la volontà del Paese di perseguire aggiustamenti strutturali e permanenti, soprattutto laddove, come nel caso dell'Italia, ci sia un richiamo, che come sapete bene, molto recente da parte della Commissione europea per quanto riguarda i cosiddetti squilibri
eccessivi che hanno a che fare con scarsa crescita e alto debito, cose vecchie ma che dobbiamo ancora risolvere. Scusate, ecco bene, allora sempre per stare in materia di diciamo così, di misure a favore delle imprese, darei la parola al Ministro Guidi che illustra a grandi linee quali saranno i provvedimenti che seguiranno a questa decisione di questo programma di riduzione fiscale anche a carico delle imprese. Prego, Ministro Guidi. Brevemente, dunque l'idea è quella di, come dire, concentrare la misura su circa 14-15 miliardi, che è, diciamo, la cifra che oggi cuba sulle, diciamo, sulle piccole e medie imprese. Crediamo che sia un obiettivo realistico. Il metodo che intenderemo seguire è un metodo, diciamo, di cantiere aperto che si apre appunto il 1° maggio, che naturalmente avrà una sua dinamica e anche delle tempistiche necessarie per affrontare un tema così complesso. L'idea di massima è sostanzialmente di rivedere con tutti gli attori, con tutti gli stakeholder, diciamo, di questa su questo tema. Una razionalizzazione, sicuramente una riduzione, una semplificazione e quindi, insomma, una razionalizzazione di alcune delle voci che oggi pesano su quello che si chiamano di fatto gli oneri di sistema. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli attori, quindi di avere sostanzialmente una consultazione pubblica che si apra e che parta dall'idea di non penalizzare eccessivamente nessuno, di avere un sistema equilibrato, equo, ragionevole, che riveda probabilmente anche una serie di misure che erano, diciamo, che derivano dal passato e che probabilmente oggi sono più difficilmente sostenibili, ma questo, ripeto, in un'ottica di mediazione, di trovare un giusto equilibrio fra cose che oggi sono ragionevoli e cose che naturalmente non devono essere viste come eccessivamente vessatorie nei confronti di nessuno. L'obiettivo è quello di recuperare quindi all'incirca questo 1,4 miliardi, 1,5 miliardi, che quindi equivale al 10% di questa fetta, rilasciandolo prevalentemente a favore di quelle piccole e medie imprese che oggi, ma anche negli anni scorsi, sono state quelle che probabilmente hanno pagato di più il peso di questa situazione. È chiaro che ci sarà appunto un abbattimento di alcune voci, probabilmente ci sarà un riequilibrio, diciamo, di alcune voci che in qualche modo oggi costituiscono, diciamo, delle sperequazioni che gravano soprattutto sulle spalle delle piccole e medie imprese. Ecco, ora è evidente che in questo processo l'autorità sarà coinvolta e crediamo che sia uno strumento e un veicolo necessario anche per supportare questo piano. L'idea è quella di rendere la bolletta naturalmente più leggera, prima di tutto, ma soprattutto più equa e anche più trasparente nelle sue voci e nelle sue componenti. Questo è appunto un piano che partirà dal 1° maggio, evidentemente avrà bisogno di alcune tempistiche a seconda anche del tipo di provvedimenti che dovremo prendere, probabilmente in gran parte potranno essere anche dei decreti ministeriali o comunque, diciamo, atti che potranno essere presi anche velocemente. L'obiettivo comunque è quello di arrivare a un completamento realistico, diciamo, di questa misura, diciamo, entro la fine dell'anno in corso, entro la fine del 2014. Grazie. Il Ministro Guidi si è anche impegnato a fare i decreti attuativi per il credito d'imposta entro 30 giorni e noi ad aggiungere risorse che guadagneremo dai fondi europei per implementare, come ha detto il Presidente del Consiglio, questo fondo. Peraltro entro la fine del mese partirà definitivamente la Sabatini, quindi Sabatini entro il 31 di marzo, vareremo anche i mini bond, questo sarà, diciamo, un'altra parte del pacchetto a sostegno sostanzialmente per la parte di investimento e di accesso al credito delle piccole e medie imprese, più la parte di rifinanziamento anche del fondo di garanzia, che è un'altra misura diciamo fondamentale per sostenere soprattutto in questo momento le imprese che hanno bisogno di facilitazione nell'accesso al credito e naturalmente di sostegno nella parte degli investimenti. Bene, allora un altro provvedimento molto corposo e importante è quello che riguarda le politiche del lavoro. Come sapete, come anche il Ministro Padoan ha spiegato in Europa, siamo impegnati in questa riforma molto importante che è stata oggi articolata su due gambe, un decreto legge quindi di immediata attuazione, un disegno di legge delega che illustrerà adesso il Ministro Poletti. Bene, buonasera a tutti. Un'avvertenza a tutti noi.
per il lavoro futuro, io penso in romagnolo e traduco in italiano, quindi c'è un problema tecnico ogni tanto nello spiegarmi, quindi se c'è qualche connessione che non funziona dipende di lì. C'ho qui un traduttore automatico. Secondo tema, una idea di fondo. Noi lavoriamo, questo governo, a partire da una considerazione. Nessun italiano deve stare a casa a far niente, ad aspettare che capiti qualcosa. Bisogna dare a tutti gli italiani un'occasione e una occupazione. Nella nostra testa l'occupazione non è uguale al lavoro. Ognuno deve avere una cosa da fare e se è possibile tutti debbono avere un lavoro, ma in ogni caso stare a casa, essere inutili a sé, è inutile agli altri, è una condanna che nessun tribunale ti ha comminato e va eliminata. E va eliminata per un carcerato, va eliminata per un immigrato, va eliminata per un ragazzo italiano, va eliminata per qualsiasi cittadino, perché essere inutili è una condanna totalmente ingiusta. Lavoreremo e avremo come faro di riferimento delle nostre azioni questa idea. Dire questa cosa può apparire semplice e banale, guardate che non è così. In Italia non ha funzionato così. In Italia abbiamo avuto un'idea che dice: c'è il lavoro, c'è il bianco e c'è il nero, c'è l'occupato e il disoccupato, c'è il lavoro e rimani a casa. Il mondo non è così, il mondo è colorato, è fatto di sfumature, è fatto di tante cose complicate, difficili, delicate. Bisognerebbe arrestare i bambini perché altrimenti rischiano di rubare, secondo questa logica. Tutte le volte che ci avventuriamo su un terreno nuovo c'è sempre il pericolo del ma cosa succede? Beh, la dico come la vedo io. Io voglio vederlo quello che succede. Io voglio vederlo perché spesso ho visto degli italiani fare delle cose meravigliose e rinunciare a vedere quelle cose per la paura che accada qualcosa di negativo, io lo considero veramente un dramma sul piano culturale e sociale. Quindi noi lavoreremo così. La seconda cosa l'ha già detta il Presidente Renzi, la ribadisco. Noi pensiamo che tutti quei cittadini che giustamente, doverosamente vivono in una condizione dove la collettività li aiuta, perché è giusto che sia così, siamo una nazione solidale ed è giusto aiutare chi ha questa esigenza. Noi pensiamo che se sei un cittadino che è in stato di bisogno, sei stato aiutato, dovresti sentirti moralmente impegnato a dare una mano a quella collettività che ti ha aiutato. Non dico al sindaco, non dico al ministro, alla comunità che ti ha aiutato, perché l'aiuto che noi diamo sono le tasse degli altri cittadini e quindi noi costruiremo strutturalmente una modalità attraverso le quali queste persone possano aiutare le loro collettività. Non stiamo parlando di LSU, non stiamo parlando di questa, stiamo parlando esattamente dell'opposto. Tu cittadino hai avuto, perché ne avevi bisogno e diritto, una mano, se puoi restituirci, riconsegnaci una parte di quello che è. Guardate che questa cosa ha un effetto spettacolare. L'esperienza mi dice che quando una persona fa questo tipo di esperienza, anche se poi smette perché va a lavorare, perché cambia vita, due volte su tre mantiene quella connessione, due volte su tre mantiene la voglia di stare insieme a quelle persone e dare una mano. Quindi cambiamo la cultura. Questo è l'impianto dentro il quale noi posizioniamo i nostri atti. Dentro questi atti noi posizioniamo fondamentalmente un primo atto che è stato citato. A metà maggio c'è il pagamento delle rate INAIL. Le imprese italiane pagheranno 1 miliardo in meno. Questo 1 miliardo in meno è stabilito dalla passata legge di stabilità, quindi è corretto che vada assegnato, attribuito per la decisione a chi l'ha assunta. Il lavoro che noi stiamo facendo insieme a INAIL è costruire le condizioni perché questa cosa possa avvenire e avverrà con la rata di maggio. Questo significa avere l'80% delle imprese italiane che pagheranno il 14% in meno della rata INAIL. Perché l'80%? Perché noi applichiamo una regolina. Chi non paga non gli facciamo lo sconto. Chi ha un tasso di sinistrosità spropositato vuol dire che non fa bene il suo lavoro, che ha più rischio e non va premiato. Noi premiamo quelli che meritano di essere premiati. Quindi non abbiamo detto tutto a tutti, abbiamo detto studiamo dei criteri, chi è dentro quei criteri avrà la riduzione, chi è fuori dai criteri non l'avrà, ma non l'avrà in maniera trasparente e motivata. Detto questo, la garanzia giovani. Noi siamo pronti, il 30 di marzo il portale nazionale sul click lavoro è pronto,
siamo però nella condizione di costruire insieme alle regioni l'avviamento tutti insieme, quindi abbiamo detto 1° maggio partenza della registrazione dei giovani al servizio Garanzia Giovani con lo spirito che abbiamo appena detto. Qui c'è 1,5 miliardi di risorse, questo 1,5 miliardi di risorse va destinato a quei giovani che attraverso il rapporto con gli uffici per l'impiego da un lato e le imprese e le agenzie accreditate dalle regioni che li avranno incontrati, che avranno verificato le loro caratteristiche, le loro potenzialità e le loro aspirazioni, a questi giovani dovrà essere offerta un'opportunità, che vuol dire un'opportunità di lavoro se c'è, un'opportunità di stage se c'è, un servizio civile se c'è, un percorso specializzante se c'è. Su questo implementeremo le risorse che già oggi lo Stato italiano mette a disposizione per la nuova imprenditoria, per facilitare le assunzioni, eccetera, le risorse delle regioni sullo stesso versante. Noi faremo una cosa in più, oltre all'accordo con le regioni, che è giusto, necessario, indispensabile, perché le competenze sono regionali in questa materia, noi stiamo sottoscrivendo accordi con le associazioni imprenditoriali italiane. Non si fanno gli stage nelle aziende se le aziende non li vogliono. Non si fanno il servizio civile se le associazioni che fanno il servizio civile non si organizzano. Quindi bisogna costruire gli strumenti da un lato e gli accordi sociali che stanno dietro. Diciamo sempre, l'ufficio per l'impiego non funziona, ma se l'ufficio per l'impiego dietro non ha il sistema relazionale con l'apparato produttivo, come diavolo farà a funzionare? Quindi abbiamo bisogno di costruire un meccanismo dove ci sono gli uffici pubblici, c'è l'agenzia privata, c'è il sistema relazionale, c'è la rete, c'è l'incrocio dell'interesse collettivo. Quindi faremo questa operazione e questa cosa riguarda potenzialmente 900.000 giovani italiani che si vedranno chiamati, se si iscriveranno, diciamo così, alla questo percorso e verrà fatto loro questo tipo di proposta. Insieme a questo, le due provvedimenti sul lavoro. Quello più urgente che fa riferimento al decreto, perché qui avevamo giustamente due necessità. Dare un segno immediato di una semplificazione delle normative. Da questo punto di vista abbiamo predisposto un decreto che fa tre cose. La più banale, si fa per dire, è il DURC online, cioè il documento di regolarità contributiva online, 5 milioni di certificati in meno. Io credo che in un colpo solo non sia una cosa banale, le imprese smetteranno di fare delle gran gite a cercare, se lo scaricano direttamente, se lo stampano, vale 4 mesi e quando è finito lo riusano. Quindi io credo che sia una bella soluzione. Facile da dire, più complicato da fare, ma siamo pronti. Le altre due cose riguardano il contratto a termine. Il contratto a termine, che è un contratto storicamente presente nel nostro sistema della contrattazione, che peraltro rappresenta, e qui anticipo una critica che è potenzialmente possibile, oggi in Italia gli avviamenti al lavoro vengono fatti con diverse tipologie di contratto, il contratto a tempo determinato rappresenta il 58,1% degli avviamenti, quindi su 100 contratti, 58 vengono avviati tramite contratto di lavoro a termine, a tempo determinato. La nostra scelta è di semplificare drasticamente questa tipologia di contratto. Oggi il contratto prevede che per 12 mesi può essere fatto senza una causale. Dopo il 12° mese necessita la causale. Noi abbiamo deciso che siccome il contratto a termine dura al massimo, ed è confermato, 3 anni, noi abbiamo deciso che la causale non è necessaria per la durata di tutti e 3 gli anni, cioè per 36 mesi. Cioè, perché togliete la causale? Per una ragione abbastanza semplice. La causale è la causa essenziale delle cause. Tutte le volte che finisce un contratto a termine che aveva una causale, una volta su due succede che qualcuno lo impugna, va dal magistrato e dice il mio datore di lavoro non ha rispettato la causale. Siccome non ha rispettato la causale, se è vero, viene imposto al datore di lavoro di assumere a tempo indeterminato. Che cosa succede normalmente? Uno, correndo questo rischio, non lo piglia.
siccome il 58% dei contratti a termine sono fatti così, non capiamo perché dobbiamo tenerci appeso sulla testa una spada come questa. L'altra cosa è una semplificazione interna del contratto a termine che fino ad ora era costruito come una sorta di corsa ad ostacoli. Fai un contratto a 6 mesi, poi lo interrompi, prima di rifarlo devi aspettare 10 giorni. Io mi sono sforzato tantissimo per capire cosa diavolo erano quei 10 giorni, confesso, non sono stato capace di capirlo. Ho catalogato la norma fra quelle che qualche persona con molta cura ha definito le norme tortura. Le norme tortura sono norme che fanno diventare matti tutti, ma non si capisce a cosa servono. Questa, secondo me, c'ha un po' questo tipo di logica. Quindi, fatta questa valutazione, il nuovo contratto a termine prevede che possa essere prorogato fino ai 36 mesi senza bisogno di fare dei salti in alto, in qua e in là, perché la cosa non avrebbe nessuna ragione d'essere. Quindi noi pensiamo che questo sia un buon modo per chi vuole assumere delle persone e può far star lì anche 36 mesi. Cioè, questa idea che uno deve fare 6 mesi, poi lo mando a casa, poi ne prendo un altro, poi altri 6 mesi, beh, che senso ha? Ed è probabile che un'azienda prenda una persona che l'ha cambiata ogni 6 mesi, piuttosto che prenderne una che è stata in azienda 36 mesi e che magari ha imparato, conosce l'azienda, si è consolidata. Mi sembra ragionevole immaginare che questo sia un modo più efficace. Il secondo passaggio riguarda il contratto di apprendistato. Qui c'è un dato, l'ha detto il Presidente Renzi, c'è stata fatta la riforma dell'apprendistato, si è detto che l'apprendistato è la porta principale attraverso la quale si entra nel mercato del lavoro in questo Paese. Dal 2009 al 2013 eravamo al 13% di entrata con l'apprendistato, siamo andati al 10%, si vede che non ci è venuta bene l'apertura, come posso dire, non ha funzionato. Bisogna semplificare, abbiamo deciso di semplificare e quindi abbiamo deciso di ridurre gli oneri in termini, come posso dire, di vincolo, per cui ad esempio il contratto di formazione non è più necessario in termini scritti con la validazione dell'ufficio regionale, eccetera, eccetera, che ci mettono 3 mesi a fare questa operazione. La seconda elemento di semplificazione sta in questo termine. La vecchia norma dice se hai preso una persona come apprendista, se la stabilizzi ne puoi prendere un altro, se non la stabilizzi non puoi. Esito concreto, un mese prima che finisca il contratto di apprendistato, l'apprendista viene licenziato. Splendido, abbiamo bruciato il fatto che quel ragazzo possa prendere la qualifica, perché finisce il suo percorso di apprendistato, e così non la piglia, e l'impresa a quel punto, non avendo completato il termine, può prendersi un altro apprendista. Non mi pare un'idea furbissima. Noi lasciamo completare tranquillamente l'apprendistato, poi se l'impresa vuol prendere un altro apprendista, lo prende. Ci pare un modo per tutelare più l'apprendista che l'impresa, però fare una buona operazione. Chiuso la parentesi sul contratto di apprendistato, velocissimamente la delega. Dentro la legge delega abbiamo messo sostanzialmente quello che viene catalogato come il codice semplificato del lavoro. Noi abbiamo una montagna inenarrabile di norme che si sono accatastate confusamente nell'arco del tempo, bisogna sistemare queste cose. Su 3 passaggi fondamentali. Primo, ammortizzatori sociali. Si mantiene la cassa integrazione ordinaria, si mantiene la cassa integrazione straordinaria, vi dico i criteri della delega. Dentro questa logica pensiamo che sia da proporre un meccanismo premiante, e cioè abbassiamo il contributo di tutti per pagare la cassa integrazione e chi la usa tanto paga un po', perché oggi, essendo tutta mutualistica, cioè tutti paghiamo esattamente nella stessa identica maniera, uno la usa e uno no, quello che la usa ha i suoi vantaggi, chi non la usa non ce li ha. Pensiamo che vada correttamente messo, certo, uno zoccolo mutualistico dove paghiamo tutti insieme, un po' più basso di quello di adesso, e poi chi la usa paga il suo piccolo differenziale. Per quel che riguarda il resto, noi pensiamo che debba andare ad esaurimento la cassa integrazione in deroga, perché è uno strumento pagato con i soldi della collettività, che è più correttamente da mettersi dentro uno strumento universale
che affronti il tema della disoccupazione di tutti quelli che rimangono disoccupati. Quindi lì dentro recupereremo l'ASPI, la mini ASPI, cioè tutto ciò che fa riferimento alla disoccupazione lo mettiamo lì dentro, e naturalmente questo istituto si sarà graduato in ragione del tempo per il quale una persona ha lavorato e versato i contributi, quindi non ci sarà un contributo standard, ci sarà una cosa più pesante per chi ha una lunga carriera di lavoro, più leggera per chi ha una breve carriera di lavoro, ma questo è normale che così sia. Quindi sugli ammortizzatori questo è sostanzialmente quello che pensiamo di fare. Pensiamo di mettere mano alla vicenda dei servizi per il lavoro, perché in Italia abbiamo un problema molto serio, abbiamo da una parte l'INPS, dall'altra parte gli uffici per l'impiego e per il lavoro, gli strumenti regionali. Esempio calcistico, abbiamo 9 difensori che si allenano nel campo dell'INPS con gli ammortizzatori passivi e il resto, poi ne abbiamo 2 che si allenano in un altro campo che sono le politiche attive, la domenica li mandiamo in campo e ci meravigliamo che gioca male. Ci mancherebbe intanto il centrocampo e 2 bisognerebbe che lavorassero insieme. Pensiamo di costruire l'Agenzia Nazionale per il Lavoro che tenta di, e poi ci vuole un allenatore, ma io non mi candido, e messo insieme questa partita ci dovrebbe consentire di superare quei limiti. Nella stessa norma mettiamo in termini chiari il criterio della sussidiarietà tra la parte pubblica, che deve fare un mestiere importantissimo, che è l'accoglienza, eccetera, eccetera, e la parte privata, che se fa un buon lavoro di collocamento, essendo pagata a risultato, se ottiene il risultato di collocare la gente è legittimo che la paghiamo, ma con quella finalità, non sostituire il pubblico, essere un elemento che integra con una specializzazione il pubblico. Sull'ultima questione, alla penultima, la riforma di tutta la normativa sul lavoro e la riforma dei contratti. Abbiamo bisogno di riordinare tutta questa materia. Da questo punto di vista ci siamo presi, dal punto di vista della delega, 6 mesi. Appena viene approvata la delega, noi in 6 mesi pensiamo di fare il codice semplificato del lavoro con tutta questa materia. Vi rendete conto che è una roba che fa venire un po' di emicrania, perché dobbiamo compendiare una quantità incredibile di materie, ma noi abbiamo già cominciato a lavorarci, c'è stato un lavoro precedente, siamo sicuri di farlo e di farlo, pensiamo, anche bene. L'ultima cosa, abbiamo introdotto nella delega un capitolo che riguarda la tutela della maternità e della conciliazione, perché qui c'è un tema. Noi abbiamo pezzi di mondo dove le lavoratrici non hanno le tutele, abbiamo situazioni paradossali dove, ad esempio penso alle collaborazioni coordinate continuative e altro, dove succede che il datore di lavoro non ha pagato i contributi che doveva pagare e la lavoratrice si trova senza la copertura. Noi vogliamo fare un'operazione che dica che da questo punto di vista questo elemento venga complessivamente affrontato e risolto. Detto questo, per la mia parte ho finito. Grazie Ministro. Bene, allora andiamo rapidamente adesso a dare 2 notizie sull'unità di missione che vengono istituite, che sono state istituite oggi. Ministro Giannini, prego. Compito molto più semplice, soldi veri disponibili e spendibili subito per la scuola, sono 3 miliardi e 700 milioni, sono il frutto delle risorse tratte dal capitolo sulla politica di coesione, le risorse ordinarie che già il Ministero ha disponibili. Abbiamo calcolato che tra i progetti che i comuni chiederanno di poter realizzare alla Presidenza del Consiglio, la procedura è già stata attivata, e quelli già cantierabili presso il MIUR, ci saranno più di 10.000 interventi in tutta Italia. Questo, guardate, è una misura straordinaria, non perché non sarà più fatta, è straordinaria perché non è mai stato fatto, non si è mai partiti dalla scuola e dall'educazione, come ha detto il Presidente del Consiglio, in un'agenda di governo. Io credo che questa misura non renderà solo le scuole più belle, più luminose, più adatte all'apprendimento dei nostri ragazzi, più sicure, il 39% ad oggi non sono a norma, lo ricordo, e questo non è degno di un paese avanzato, ma ripone l'agenda politica in un impegno che andrà anche oltre i muri. Io posso dirlo perché c'è il Ministro dell'Economia, così mi smentisce subito, ci stiamo già infatti attivando, per esempio, per il ripristino del fondo sul miglioramento dell'offerta formativa che è stato eroso nei giorni scorsi per gli scatti stipendiali. Quindi misure che insieme, non l'ha detto il Ministro del Lavoro ma l'aveva detto il Presidente Renzi, ai 100.000 posti per i giovani ricercatori, quindi l'impiego nella ricerca, sono misure che danno un segnale veramente straordinario. Questo credo che sia
un impegno molto forte, l'unità di missione è a Palazzo Chigi e deve essere a Palazzo Chigi perché impone un coordinamento di attori che sono il Ministero dell'Università, della Ricerca e dell'Istruzione, perché si tratta di scuole, ma naturalmente sono i comuni, naturalmente sono anche l'attivazione di procedure rapide, perché noi vogliamo che questi cantieri si aprano il più possibile e si chiudano il prima possibile. Quindi questo mi pare un compito difficile, ma anche veramente un grande privilegio come Ministro dell'Istruzione. Ministro Galletti, prego, la dissesto idrogeologico. Molto velocemente. È indispensabile, obbligatorio, moralmente giusto spendere i soldi che sono in cassa per contrastare il dissesto idrogeologico. Io credo che sia chiaro a tutti, non lo sto qui a ribadire, quali siano i rischi dei nostri territori, lo vediamo ogni giorno sui giornali. Oggi noi abbiamo disponibili per essere spesi immediatamente nelle casse dei commissari che oggi agiscono sui territori oltre 600 milioni di euro. In più abbiamo i soldi che ricordava prima il Presidente del Consiglio che derivano dai finanziamenti CIPE. Questi soldi vanno spesi entro fine anno, intanto perché, ripeto, è moralmente giusto spenderli ed è anche un risparmio economico. Noi sappiamo che la prevenzione costa meno della gestione dell'emergenza, ma c'è anche un problema tecnico, perché finiti i commissariamenti a fine anno questi soldi rischiano di rientrare nel patto di stabilità. Oggi sono fuori, quindi ci vuole uno sforzo forte perché questi soldi possano essere messi in campo immediatamente. Oltretutto questo, lo ricordo, è un grande aiuto alla crescita perché 600 milioni, 1 miliardo e 600 milioni spesi vuole dire mettere in moto lavori per questa cifra. Bene, grazie. Abbiamo tempo per pochissime domande perché tutti i ministri devono scappare e purtroppo ci siamo prolungati. Tre domande, un flash. Una domanda per il ministro Padoan. Sono Francesca Panzica di Class CNBC. Vado. Si è parlato tra le misure in vigore dal 1 maggio del taglio del 10% dell'IRAP per le imprese che sarà finanziato da una rimodulazione della tassazione sulle rendite finanziarie che varrà 2,6 miliardi. Restano fuori i titoli di Stato, sono fuori anche i conti correnti bancari e i conti deposito, si raggiungerà la cifra? Sì. In questo modo non si crea un'eccessiva sperequazione. Si è stimato, sempre il ministro Padoan, no, l'avevo chiesto, ma non mi ha risposto Renzi, si è stimato che effetto possono avere questi 10 miliardi sul PIL o sui consumi? E se, visto che Morando ne ha parlato... grazie, lasciamo rispondere al ministro Padoan, prego, aspetta che ce n'è un'altra così rispondi telegraficamente entrambe, poi il ministro davvero deve scappare, quindi è mezz'ora che mi chiede di poter andare via. Scusate, allora, volevo chiederle una cosa sul taglio delle tasse, che sembrerebbe il provvedimento non coperti da soldi veri, nel senso che, cioè non immediato, nel senso che si parla di utilizzo del margine dal 2,6 al 3% del deficit, di un rientro, di un ritorno, di un maggiore IVA che entrerebbe per altri provvedimenti e anche per pagamento di interesse, minor pagamento di interesse, però queste sono tutte misure che verranno in futuro, cioè non sono subito, almeno così sembra, attuabili. Quindi il provvedimento non è coperto, cioè intendo dire il taglio delle tasse non è coperto al momento da soldi certi e passerà il provvedimento, secondo lei passerà l'esame del Presidente? Grazie. Posso rispondere? Prego, prego. Allora, sì, stiamo stimolando gli effetti delle varie ipotesi. Non c'è grande differenza dal punto di vista dell'impatto sul PIL e sull'occupazione dei diversi strumenti, quindi questo ci lascia tranquilli. In ogni caso un taglio delle tasse o un taglio della componente del cuneo fiscale ha effetti espansivi sulla crescita e sull'occupazione. Punto primo. Punto secondo. Privatizzazioni certo continueranno e saranno rinforzate. Punto terzo. Sono in totale disaccordo con quello che lei dice. Il punto è che ci saranno tagli di imposte finanziati da tagli di spesa permanente. Questo sarà a regime a partire dall'anno prossimo, quest'anno c'è una situazione di transizione, per finanziare questa transizione si utilizzeranno i margini dell'indebitamento,
nel modo più parsimonioso possibile, perché il rispetto del vincolo di deficit eccessivo è fondamentale per noi. Grazie. Abbiamo ancora due domande e poi scappiamo, perché... Però posso andare? Giulia Nocenzi, Servizio Pubblico. La Commissione Europea, lei stesso l'ha ricordato, ci ha chiesto di diminuire il debito pubblico, e in questo rapporto però non c'è un accenno a questo. Avete in mente una misura per farlo? Il debito pubblico si diminuisce soprattutto crescendo di più, e poi si diminuisce da misure come le privatizzazioni, cui proventi vanno a diminuzione del debito. Quindi la preoccupazione del debito è al centro di tutto quello che facciamo, implicitamente. Ultima domanda, grazie, poi scappiamo davvero. E per il ministro Padoan. Ma gli altri allora li abbiamo tenuti qui per niente. Lo so. Vabbè, dai, avanti. Allora, il governo si impegna a sbloccare 68 miliardi di debiti della PA entro luglio. Immagino che questo fa aumentare il debito pubblico di altrettanto. Se è così, l'Italia si appresta a chiedere una deroga all'Europa sulla regola del ventesimo, che riguarda appunto il debito pubblico. Il governo, quei 68 miliardi, come credo che il Presidente Renzi abbia detto, sono la differenza fra quanto è pagato e quanto la stima della Banca d'Italia ci dice. Non nascondo che non abbiamo un'idea chiarissima su quanto sia l'ammontare del debito effettivamente mobilizzabile. Quindi ci si riferisce al pagamento dei debiti effettivamente localizzati. Per quanto riguarda il fatto che ci possano essere dei costi che vanno a aumentare il debito e quindi il sentiero di rientro, questo è vero per queste misure ma anche per altre, ecco perché dobbiamo valutarle nel contesto, diciamo, macroeconomico generale, e laddove ci siano scostamenti dobbiamo ottenere l'approvazione del Parlamento e la approvazione, diciamo così, della Commissione Europea. Questo vale per misure sul debito, ma vale anche per altre misure, compreso quello del taglio del cuneo fiscale. Grazie.